Il presidente è arrivato a Civitella in Val di Chiana nel giorno del 79esimo anniversario della liberazione per commemorare le 244 vittime dell'eccidio nazifascista nelle frazioni di Civitella, Cornia e San Pancrazio, nei due comuni di Civitella in Val di Chiana e Bucine. Avvenne il 29 giugno 1944. Accolto in piazza Becattini dalle autorità locali e dal ministro della difesa Crosetto, ha visitato la sala della memoria. E diciamo il custode di questa sala. È un grande onore, è una grande emozione, Presidente, rivederla un'altra volta. Io le faccio dono di questo mio libro, dove racconto tutte le vicende che hanno portato alla strage di Civitella. Grazie a questo libro, dopo 70 anni di odio, si sono abbracciati il presidente dei familiari delle vittime e il comandante partigiano. Lui offrì la sua vita in cambio di quella dei molto civili, bella questa, ma sì, lo so, purtroppo grazie. Non è servito niente. Il militare rimasto in vita alla fine del processo era uno della Ermangheri, la banda musicale. Su questa, qui sì, prima di tutto sono le foto dei caduti, sì. Questa è una persona particolare, Helga Kau, una svedese, conosce la sua storia. E di là abbiamo Modesta Rossi, che è un bambino ucciso di fronte, qua un po' di corrispondenza. Un momento di raccoglimento privato di fronte all'epigrafe marmorea commemorativa dell'eccidio ha preceduto la deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai caduti in piazza Donalci de Lazzari, intitolata proprio al parroco di Civitella, che durante l'irruzione dei nazisti in chiesa in quel giorno offrì la sua vita in cambio dei suoi parrocchiani, ma rimase inascoltato. Quindi una visita all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta, poi gli interventi di sindaco e presidente della regione nella tenso struttura, ma prima un lungo applauso e l'inno di Mameli intonato dal coro dell'Istituto Martiri di Civitella. Signor Presidente, oggi la comunità di Civitella l'accoglie con una forte emozione e con un'immensa gratitudine. È veramente un onore celebrare insieme a lei, a tutte le autorità presenti e all'intera Italia l'anniversario della liberazione nazionale, proprio su questa piazza che fu teatro di una delle più efferate e crudeli stragi nazifasciste d'Italia. Momento più toccante della cerimonia, la testimonianza di Ida Balò, presidente dell'associazione Civitella Ricorda, una trentina i superstiti presenti alle cerimonie. Sono Ida Balò, nata a Civitella e vissuta a Civitella con i miei genitori. Sono una delle poche testimoni della strage del 20, ancora in vita, del 29 giugno 1944. All'epoca avevo 14 anni. E vivevo nel paese con i miei genitori e ho assistito in prima persona all'eccidio dei miei compaesani, della strage, ho perduto mio padre. Dissi tutto come se fosse una finzione, perché alcuni soldati ridevano ed io
credenti che foste realmente. Ma quando cominciarono a dividere gli uomini dalle donne e bambini, cominciò a rendervi conto che facevano sul serio e che forse ciò che ci aspettava non era una commedia, ma una tragedia. Spinsero donne e bambini anche in mal modo ad allontanarci dal luogo che si apprestava a diventare un palcoscenico di quell'orrenda rappresaglia, rappresentazione, che di lì a poco si sarebbe consumata sotto gli occhi impotenti del parroco Don Alcide Lazzaro, che si offrì come agnello sacrificale al posto di sua parrocchiana, ma la sua richiesta cadde nel vuoto. Mentre ci allontanavamo dal paese, incontrammo solo morte e distruzione, donne che piangevano, cadaveri a terra, sangue e odore di fumo, case date alle fiamme, ed io, impietrita, corsi con il pensiero verso mio padre, che non si trovava lì con noi in quel momento, perché preoccupata per la sua sorte. La mamma mi rassicurò dicendomi che il babbo era fuori al suo posto di lavoro e che lì non si sarebbe salvato. Scappavo insieme agli altri nei boschi, cercando una via di fuga da tutto quell'orrore, con la paura nel cuore e il presentimento che niente da quel giorno sarebbe stato più come prima. Fummo rifocillato dalle suore di Villa Poggiari e da lì cercavo di avere notizie più precise di quello che stava accadendo nel nostro paese, che rimaneva nascosto dietro le colline. L'unica cosa che vidi fu una colonna di fumo che si alzava dalla torre. Il mio cuore, per un attimo, si fermò. Dentro di me il pensiero insistente del babbo mi tormentava. L'impossibilità di avere notizie certe, soprattutto sulla sorte dei nostri cari, gettava tutti nello sconforto. Nessuno aveva voglia di parlare, ognuno con il suo dolore nel cuore e la mente alla propria casa, dove avevamo lasciato tutta la nostra vita. La mamma non aveva parole da regalarmi, aveva lo sguardo fisso del vuoto, non lo guardava lontano, a sputare l'orizzonte. La speranza di vedere apparire il babbo, che non l'aveva mai fatto. Per l'ultima volta, non un bacio, non una carezza, non una parola a Dio. Da quella giornata per il giorno sono passati 80 anni, signor Presidente, ma nella mia mente nulla è nemmeno, tutto è rimasto, non tutto è rimasto come allora, niente è cambiato. Qui gli avvenimenti hanno segnato per sempre la mia vita insieme a quella di tutta la mia compaesana. E ancora, a distanza di tanti anni, rimane una ferita aperta nel cuore di chi, come me, lo ha vissuto in prima persona e che con tenacia e ostinazione ha cercato di mantenere viva la memoria per
tramandarla alle nuove generazioni, perché tutto questo è accaduto, come diceva prima lei, che ha fatto accadere in tante altre cimitere disseminate in tutto il mondo. Da una tragedia così, signor Presidente, se ne esce solo con l'amore, grazie all'amore, l'amore che io ho ricevuto dopo la morte del babbo e l'amore che le donne di Civitella, con pazienza, coraggio e tenacia, hanno avuto nei confronti del proprio paese, facendolo rinascere come una fenice dalle proprie ceneri. Lo stesso amore che lei, Presidente, ha dimostrato nei nostri confronti, venendo qui a rendere omaggio ai nostri martiri, che in questa stessa piazza, dove avvenne il loro martirio, la ringraziano e si permette affettuosamente la braccia. A sigillo di una giornata che Civitella sicuramente non dimenticherà, le parole del Capo dello Stato. Rivolgo un saluto a tutti i presenti, alla Vicepresidente del Senato, al Ministro della Difesa, al Presidente della Regione, al Sindaco, alle autorità e con affetto particolare a tutti i cittadini di Civitella, ai sindaci presenti. Siamo qui a Civitella in Valdichiana, riuniti per celebrare il 25 aprile, l'anniversario della liberazione, a 80 anni dalla terribile e disumana strage nazifascista perpetrata in questo territorio sulla inerme popolazione. Come abbiamo ascoltato poc'anzi dalle parole del sindaco, della professoressa Ponzani, dalle letture, e ringrazio te da piccolo per averci coinvolti con commozione nei drammatici ricordi che ci ha illustrato. Come abbiamo ascoltato dalla testimonianza straordinaria di Ida Balò, gli eccidi avvennero, oltre che a Civitella, a Cornia, dove la crudeltà dei soldati della famigerata divisione Göring si sfogò in maniera particolarmente brutale, con stupri e uccisioni di bambini. Nella stessa giornata si compiva, non lontano da qui, a San Pancrazio, un altro eccidio, dove furono sterminate oltre 70 persone. Come è attestato dai documenti processuali, gli eccidi furono pianificati a freddo, molti giorni prima, e furono portati a termine con l'inganno e con il tradimento della parola. Si attese cinicamente la festa dei Santi Pietro e Paolo per essere certi di poter effettuare un rastrellamento più numeroso di popolazione civile. La tragica contabilità di quel 29 giugno del 44 in queste terre ci racconta di circa 250 persone assassinate. Tra queste, donne, anziani, sacerdoti e oltre 10 ragazzi e bambini. Il più piccolo, Doriano Poletti, aveva soltanto un anno, Maria Luisa Lammioni, 2. Il parroco di Civitella, Don Alcide Lazzari, e quello di San Pancrazio, Don Giuseppe Torelli, provarono a offrire la loro vita per salvare quella del loro popolo, ma inutilmente. Furono uccisi anch'essi, come abbiamo sentito poc'anzi, insieme agli altri. Alcuni ostaggi, destinati alla morte, rimasero feriti o riuscirono a fuggire. Nei loro occhi, sbigottiti e impauriti, rimarrà per sempre impresso il ricordo di quel giorno di morte e di orrore. Sono venuto qui oggi a Civitella, uno dei luoghi simbolo della barbarie nazifascista, per far memoria di tutte le vittime dei crimini di guerra trucidate in quel 1944 sul nostro territorio nazionale e anche all'estero.
non c'è alcuna parte del suolo italiano, con la sola eccezione della Sardegna, che non abbia patito la violenza nazifascista contro i civili e che non abbia pianto sulle spoglie dei propri concittadini brutalmente assassinati. La regione che ci ospita, la Toscana, è tra quelle che hanno pagato il più alto tributo di sangue innocente, insieme al Piemonte e all'Emilia-Romagna. La magistratura militare e gli storici, dopo un difficile lavoro di ricerca durato decenni, hanno finora documentato sul nostro territorio italiano 5.000 crudeli e infami episodi di eccidi, rappresaglie, esecuzioni sommarie. Con queste barbare uccisioni, nella loro strategia di morte, i nazifascisti cercavano di fare terra bruciata attorno ai partigiani per proteggere la ritirata tedesca. Cercavano di instaurare un regime di terrore nei confronti dei civili perché non si unissero ai partigiani. Cercavano di operare vendette nei confronti di un popolo considerato inferiore da alleato e dopo l'armistizio traditore. Si trattò di gravissimi crimini di guerra, contrari a qualunque regola internazionale e contrari all'onore militare e ancora di più ai principi di umanità. Nessuna ragione militare o di qualunque altro genere può infatti essere invocata per l'uccisione di ostaggi e di prigionieri inermi. I nazifascisti ne erano ben consapevoli. I corpi dei partigiani combattenti, catturati, torturati, uccisi, dovevano rimanere esposti per giorni come sinistro monito per la popolazione. Ma le stragi dei civili cercavano di tenerle nascoste e occultate, le vittime sepolte o bruciate, non si sa se per un senso intimo di vergogna e disonore o per evitare di incorrere nei rigori di una futura giustizia, oppure ancora per non destare ulteriori sentimenti di rivolta tra gli italiani. All'infamia, ad esempio, della strage di Marzabotto, la più grande compiuta in Italia, seguì un corollario altrettanto indegno. La propaganda fascista sui giornali sottoposti a controlli e censure negava l'innegabile, provando a smentire l'accaduto, cercando di definire false le notizie dell'eccidio e irridendo i testimoni. Occorre, oggi e in futuro, far memoria di quelle stragi e di quelle vittime. E sono preziose le iniziative nazionali e regionali che la sorreggono. Senza memoria non c'è futuro. Una lunga scia di sangue ha accompagnato il cammino dell'Italia verso la liberazione. Il sangue dei martiri che hanno pagato con la loro vita le conseguenze terribili di una guerra ingiusta e sciagurata combattuta a fianco di Hitler. Nella convinzione che la grandezza e l'influenza dell'Italia si sarebbero dispiegate sul nuovo ordine mondiale. Un ordine fondato sul dominio della razza, sulla sopraffazione o addirittura sullo sterminio di altri popoli. Un'aspirazione bruta, ignobile, ma anche vana. Totalmente sottomessa alla Germania imperialista di Hitler, l'Italia fascista, entrata nel conflitto senza alcun rispetto per i soldati mandati a morire cinicamente, non avrebbe comunque avuto scampo. Ebbe a notare con precisione Luigi Salvatorelli: con la sconfitta essa avrebbe perduto molto, con la vittoria tutto. Generazioni di giovani italiani educati fin da bambini al culto infausto della guerra e dell'obbedienza cieca e assoluta erano stati mandati in nome di una pretesa superiorità nazionale ad aggredire con le armi nazioni vicine, le patrie degli altri, come le chiamava Don Lorenzo Milani.
nella disastrosa ritirata di Russia, sui campi di El Alamein, nelle brutali repressioni compiute in Grecia, nei Balcani, in Etiopia, nelle deportazioni di ebrei verso i campi di sterminio, nel sostegno ai nazisti, nella repressione della popolazione civile, si consumò la rottura tra il popolo italiano e il fascismo. Si verificò, scrisse ancora Salvatorelli, una crisi morale profonda, una disaffezione completa rispetto al regime, un crollo disastroso dell'idolo Mussolini. Il fascismo aveva in realtà da tempo scoperto il suo volto, svelando i suoi veri tratti brutali e disumani, come ci ricorda il prossimo centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti. L'8 settembre, con i vertici del regno in fuga, fece precipitare il nostro paese nello sconforto e nel caos assoluto. Ma molti italiani non si piegarono al disonore. Scelsero la via del riscatto, un riscatto morale prima ancora che politico, che recuperava i valori occultati e calpestati dalla dittatura. La libertà al posto dell'imposizione, la fraternità al posto dell'odio razzista, la democrazia al posto della sopraffazione, l'umanità al posto della brutalità, la giustizia al posto dell'arbitrio, la speranza al posto della paura. Nasceva la Resistenza, un movimento che nella sua pluralità di persone, motivazioni, provenienze, spinte ideali, trovò la sua unità nella necessità di porre termine al dominio nazifascista sul nostro territorio, per instaurare una convivenza nuova, fondata sul diritto e sulla pace. Scrisse padre Davide Maria Turoldo, tra i molti della Resistenza vi erano seguaci di tutte le fedi. Ognuno aveva il suo Dio, ognuno aveva il suo credo e parlavano lingue diverse e avevano pelle di colore diverso, eppure nella libertà e nella umana dignità si sentivano fratelli. Fu così che reduci dalla guerra e giovani appassionati, contadini e intellettuali, monarchici e repubblicani, si unirono per lottare con le armi contro l'oppressore e l'invasore. Tra di loro uomini, donne, ragazzi di ogni provenienza, di ogni età. Combatterono a viso aperto, con coraggio, contro un nemico feroce e soverchiante, per numero, per armi, per addestramento. Vi fu l'eroica resistenza dei circa 600.000 militari italiani che dopo l'8 settembre rifiutarono di servire alla Repubblica di Salò, il regime fantoccio. Quel regime fantoccio instaurato da Mussolini sotto il totale controllo di Hitler. Furono passati per le armi, come a Cefalonia e a Corfù, o deportati nei lager tedeschi. Furono definiti internati militari per negare loro in questo modo persino lo status di prigionieri di guerra. Ben 50.000 di loro morirono nei campi di detenzione in Germania a causa degli stenti e delle violenze. Vi fu la resistenza della popolazione, ribellatasi spontaneamente di fronte agli episodi di brutalità e alle violenze, scrivendo pagine di eroismo splendido, di natura civile. Vi furono le coraggiose lotte operaie culminate nei grandi scioperi nelle industrie delle città settentrionali. In tutta la penisola, dalle montagne, nelle montagne e nelle zone di mare, si attivò spontaneamente in quegli anni drammatici la rete clandestina della solidarietà, del risveglio delle coscienze e dell'umanità ritrovata. A migliaia, uomini, donne,
religiosi, funzionari dello Stato, operai, borghesi, rischiando la propria vita e quella dei propri familiari, si opposero alla dittatura e alle violenze sistematiche, nascondendo soldati alleati, sostenendo la lotta partigiana, falsificando documenti per salvare ebrei dalla deportazione, stampando e diffondendo volantini di propaganda. Fu la resistenza civile, la resistenza senza armi, un movimento largo e diffuso che vide anche la rinascita del protagonismo delle donne, sottratte finalmente al ruolo subalterno cui le destinava l'ideologia fascista. Scrive riguardo a questo impegno Claudio Pavone: essere pietosi verso altri esseri umani era di per sé una manifestazione di antifascismo e di resistenza, quale che ne fosse l'ispirazione laica o religiosa. Il fascismo aveva insita la ideologia della violenza, la pietà non era prevista. Resistenza, nelle sue forme così diverse, contribuì in misura notevole all'avanzata degli alleati e alla sconfitta del nazifascismo. E circa 350.000 soldati venuti da paesi lontani, morti per liberare l'Italia e il mondo dall'incubo del nazifascismo, l'Italia si inchina doverosamente, con commozione e con riconoscenza. Quei ragazzi che riposano sotto le lapidi bianche dei cimiteri alleati che costellano la nostra penisola, li sentiamo come nostri caduti, come nostri figli. Liberazione dunque dall'occupante nazista, liberazione da una terribile guerra, ma anche da una dittatura spietata che lungo l'arco di un ventennio aveva soffocato i diritti politici e civili, ha calpestato le libertà fondamentali, perseguitato gli ebrei e le minoranze, educato i giovani alla sacrilega religione della violenza e del sopruso. L'entrata in guerra accanto a Hitler fu la diretta inevitabile conseguenza di questo clima di fanatica esaltazione. Il 25 aprile è per l'Italia una ricorrenza fondante, la festa della pace, della libertà ritrovata e del ritorno nel novero delle nazioni democratiche. Quella pace e quella libertà che, trovando radici nella resistenza di un popolo contro la barbarie nazifascista, hanno prodotto la Costituzione repubblicana, in cui tutti possono riconoscersi e che rappresenta garanzia rappresenta garanzia di democrazia e di giustizia, di saldo di diniego di ogni forma o principio di autoritarismo o di totalitarismo. Aggiungo, utilizzando parole pronunciate da Aldo Moro nel 1975, che intorno all'antifascismo è possibile e doverosa l'unità popolare, senza compromettere d'altra parte la varietà e la ricchezza della comunità nazionale, il pluralismo sociale e politico, la libera e mutevole articolazione delle maggioranze e delle minoranze nel gioco democratico. A differenza dei loro nemici, imbevuti nel culto del culto macabro della morte e della guerra, i patrioti della resistenza fecero uso delle armi perché un giorno queste tacessero e il mondo fosse finalmente contrassegnato dalla pace, dalla libertà, dalla giustizia. Oggi, in un tempo di grande preoccupazione, segnato in Europa e ai suoi confini da aggressioni, guerre e violenze, confidiamo costantemente e convintamente in quella speranza. E per questo va ripetuto: viva la liberazione, viva la libertà, viva la libertà.
Viva la Repubblica! La giornata a Civitella del presidente Sergio Mattarella si conclude ancora con un lungo applauso e alla fine saranno due le lettere consegnate al presidente, la prima da parte dell'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella, dalle mani della preside Yasmina Santini. La seconda da parte di uno dei familiari delle vittime, che come altri parenti delle vittime delle stragi attendono notizie sul risarcimento per i crimini di guerra. In alcuni casi l'Avvocatura di Stato ha presentato opposizione. Andando avanti così ci rimandano 8 mesi, un anno e mezzo, 2 anni. Ma signori, ma i soldi ci sono lì, che aspettate che muoviamo tutti? E poi ci direte, adesso vi...